Ciao a tutti, buongiorno, buon pomeriggio. Per la classe di oggi vi consiglio di tenere un supporto, un mattoncino, adesso io ci sono seduta sopra, un libro spesso, e le calze vicino a voi perché ci serviranno poi nella fase finale, insomma, per far scivolare bene i piedi a terra. Quindi teniamole lì vicino. Entriamo subito nel vivo della pratica. Con un profondo rilassamento iniziale. Vi chiedo quindi di prendere una seduta comoda che possiate tenere giusto qualche minuto. Lasciando andare ogni pensiero, partendo dall'ascolto di quello che è il battito, la seduta ed il respiro. Chiudo gli occhi, dalla seduta, partiamo. Per sentire i dischi sul supporto, sul cuscino, o a terra. Entrambi hanno la stessa pressione, a terra. Le gambe sono appoggiate a terra sul tappetino e le mani sulle ginocchia, morbide. Tutti sono rilassati, petto aperto, ma sciolto. La colonna sale, la cima della testa cerca il soffitto. Le palpebre sono morbide. Spalle cadono. Il mento leggermente verso il petto per rendere un pochino più dritta, comoda, curvatura del cervicale. Ascoltate il battito del nostro cuore, mosso da un respiro delicato. Ma presente e consapevole. Prendete un profondo respiro ed espirando aprite gli occhi. Rilassate un pochino le spalle, il collo, rientrate nella posizione. Inspirate sulle braccia, mi sposto un po' se no sono contro la testa. Alte, 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 le mani non si chiudono, i palmi si guardano, aprite le ascelle, le braccia ruotano verso l'esterno. Il petto apre, ma anche le scapole si staccano. Ed espirate, scivolate con le mani dietro di voi, sulla punta delle dita delle mani,
Spingiti il petto verso l'alto, lo sguardo guarda dove guarda il petto. Respirate. E risalite ancora, inspirate su, alzate le mani che sono attive, vi portano verso il soffitto e vogliono scendere verso l'alto. Ed espirate, mani di fronte a voi. E scivolate giù sulla punta delle dita delle mani. Lasciate allungare lo spazio tra le vertebre, respirate nel dorso. Posizione attiva, l'ombelico cerca la colonna. Trovate bene la zona lombare, spingete la coda verso terra. Quindi le mani si spostano a sinistra e lasciate che il lato destro del corpo allunghi e andate a respirare proprio lì, da una costola in alta. Quindi respirate, passate dal centro e aprite verso sinistra, destra, scusate. Ispirate nel lato sinistro. E ritornate. Nuovo mobilito le spalle. Lo appoggio. E tolgo il supporto da sotto i dischi. Ok. Andatevi a sedere con le gambe, con le ginocchia, con le gambe e le ginocchia leggermente distaccate, poco più distaccate della larghezza dei vostri fianchi. Con le mani prendete i polpacci e li andate a spostare verso l'esterno del tappetino, quindi li spostate lontano dal centro e piano piano vi accomodate a terra. Se è una posizione che dà fastidio alle ginocchia, tenete il mattoncino sotto di voi. L'importante è che non abbiate fastidio alle ginocchia. È chiaro che la muscolatura, i quadricipiti, piano piano si vanno ad allungare, ma le ginocchia, se sentite tormento, non più, purtroppo non si possono recuperare. Quindi tenete le punte dei piedi ben attaccate a terra, strette a terra come se volessero aggrapparsi al tappetino. Le mani sono appoggiate dietro di voi, la schiena è dritta, diamo un attimo il tempo ai quadricipiti di entrare nella posizione. Ripeto, i piedi spingono con il dorso a terra. Adesso scarica un pochino il lavoro del ginocchio. Inspirate sul bacino. Forte la coda che vuole salire per andare a toccare il soffitto, le mani sono di lato ai piedi, rivolte verso l'esterno, lo sguardo leggermente sale e giù. In questo movimento è fortissimo il lavoro del quadricipite, il lavoro della coda che scivola giù è fortissimo, e l'ombelico che vi porta verso l'alto, non gravando sulla zona lombare. Quindi di nuovo le mani di lato ai piedi, inspirate, attirate verso di voi l'ombelico, verso l'alto il coccige. Porti i piedi a terra e giù. E ancora in. Ed esso. Vedete se piano piano riuscite a salire un pochino di più con il bacino ed in. E ritornate, andate a mantenere lì il ginocchio sinistro, piano piano con delicatezza vi sedete e allungate la gamba destra, piede a martello, il sinistro non si è mosso da dove era. Inspirate braccio verso l'alto ed espirate, vi chinate.
Portate il petto in avanti, verso i piedi. Lasciate curvare la testa e le spalle, ma cercate di tenere la posizione della schiena quanto più dritta possibile. Spingete indietro gli ischi come per aprirli verso la mente. Inspirate su, facciamo una piccola torsione, portate la mano sinistra al di fuori della gamba, del ginocchio sinistro. Inspirate sul braccio destro ed espirate, lo portate dietro di voi, andando ad aprire il petto verso destra. Le spalle sono basse. Portiamo la posizione a sinistra. Inspirate al centro, con delicatezza vi sedete prima sul tallone sinistro, chiudete la gamba destra, cercate di ritornare nella posizione iniziale prima di allungare la gamba sinistra. Attenzione, con delicatezza rientri dalle posizioni tenute, in questo caso attenzione al ginocchio. Inspirate braccio su ed espirate, vi chiudete verso la gamba sinistra. Il piede a martello vi guarda, gli ischi sono ben piantati a terra, entrambi, e piano piano il petto avanza verso le dita del piede. Inspirate, sul braccio sinistro la mano destra si appoggia all'esterno della gamba ed espirate, mano sinistra dietro di voi, con la mano premete contro la gamba per entrare in torsione. Lo sguardo dietro, l'ombelico bottonato. E ritornate. Sciogliete anche la posizione della gamba destra e vi portate in quadrupedia, tenendo vicino a voi il mattoncino. Ginocchia sotto le anche, polsi sotto le spalle. Inspirate, aprite il petto, lo sguardo, le spalle indietro. Ed espirate in alto l'ombelico, lo sguardo verso la pancia. Ed l'ultimo in. Vi fermate niente al centro, puntate i piedi dietro di voi, lo sguardo avanza. Inspirate sulle ginocchia veramente di poco, un soffio, un centimetro. Forte l'addome. L'occhio dei gomiti si guarda, le dita delle mani premono fino a diventare bianche. E piano piano si solleva il bacino, si sollevano i talloni. Le ginocchia sono molto piegate ed entrate in un cane a testa in giù, un pochino particolare. Dove gli ischi spingono indietro, le anche aprono, il petto si affaccia nel coscio. Risistemate la quadrupedia, ancora una volta, inspirate sulle ginocchia, spostate le braccia un pochino, le spalle un pochino oltre i polsi, respirate lì,
E sul bacino e piano piano un tallone dopo l'altro, uno in alternanza, gettando a terra, e le ginocchia raddrizza. Spalle aprono, il petto si stacca e si allontana dalle mani e parremono nella terra per allontanarla da voi. E vi fermate con le ginocchia morbide, i talloni leggermente sollevati nel cane testa in giù, comodo. Inspirate gamba destra verso l'alto ed espirate spalle sopra i polsi, ginocchio verso il petto e piede fra le mani. Spingete il piede che abbia il tallone in linea con il polso sinistro, dorso del piede sinistro a terra e sente. Entrate nella posizione cercando qualche allineamento. Innanzitutto, ginocchio e tallone sono distanti fra di loro esattamente quanto le ambo, cioè non ci siamo spostati dalla posizione della quadrupede iniziale. Piede frontale spinge fuori da terra con l'alluce. Inspirate, braccio verso l'alto ed espirate, vi lasciate andare portando il bacino verso terra, non in avanti il corpo, ma il bacino verso terra, mantenendo l'allineamento ginocchio, tallone frontale. Appoggiate le mani al ginocchio e lì semplicemente state. Andiamo ad allungare. Lilio psoas lato sinistro. Lilio psoas è il muscolo della paura, quello che viene chiamato muscolo della paura, quello che più si contrae durante le tensioni e in un momento di pericolo ci porta anche a correre. Quindi andiamo a rilassarlo, ad allungarlo attraverso lo spiro. Indietro l'ombelico, coda verso terra. Per uscire dalla posizione, visto che è una posizione di allungamento forte, con delicatezza, prima portate le mani a terra, poi piano piano spingete indietro un bacino, raddrizzando il ginocchio davanti. Riallineate i fianchi, si solleva la punta del piede destro e piano piano andate in inchiesa. Attenzione a non spingere giù il ginocchio, ma mantenere il polpaccio il più sulle. Le mani dietro piuttosto che davanti vi aiutano a mantenere l'allineamento del bacino. Quindi abbiamo sviluppato prima l'allungamento frontale Ilio psoas lato sinistro, poi andiamo ad allungare il lato posteriore della gamba opposta e l'ischio crocale. Lentamente di nuovo le mani ripoggiano avanti, puntate il piede sinistro, si solleva il ginocchio sinistro, state lì qualche secondo, spingendo il fianco sinistro del ginocchio verso l'alto. E poi portate indietro il piede destro, ritornando nel cane. Inspirate in alto la gamba sinistra, espirate, il tallone destro si solleva, il ginocchio arriva verso il petto e si appoggia a terra. Cerca la linea del polso destro. Dorso del piede destro a terra, risollevate, agganciate una gamba all'altra, controllate la vostra posizione, inspirate braccio su ed espirate di
lasciata andare con il bacino come se ci fosse una calamita e attira a terra, mantenendo l'allineamento ginocchio, pallone frontale. Verso il lavoro di prima, utilizza terra, respira per ammorbidire anche il lato destro frontale. Dietro, la coda cerca terra, quindi per uscire portate le mani a terra, lentamente con delicatezza spingete indietro il bacino, arretrano più le mani, si solleva la punta del piede sinistro, allineate frontalmente il bacino, inspirate, aprite lo sguardo e inspirate, puntate in balismo. Frontale è un piede all'altello, mi sta guardando, spinge la luce per non disallinearsi. Poi rimane il ritorno davanti, puntate il piede dietro, si solleva il ginocchio, alto anche il fianco destro e sollevate il tallone sinistro per portare i piedi indietro. Riposate nel canale sinistro. Ed espirate ginocchia a terra. Piedi puntati dietro e vi sollevate. Mattoncino alla mano, andiamo a lavorare un attimo sull'apertura frontale prima di ritornare con le mani a terra. Avete il mattoncino virato al piede sinistro, la mano destra al petto, indietro l'ombelico, coda giù. Inspirate sul braccio sinistro. Spingete alto in avanti il pube, aprite il petto verso sinistra e portate la mano sul mattoncino per poi ritornare con il petto verso il lato frontale del tappetino. Quindi ritornate con il petto verso sinistra per risalire. Ok, questo è il movimento in. E rimanete lì frontali come appoggiati ad un muro. Quindi aprite il petto verso il lato, andate ad appoggiare la mano all'altezza che volete del mattoncino o sul tallone, e poi con la mano aiutate il petto a ritornare frontali. Continuate a premere in avanti, a spingere in avanti il bacino e pube, mentre la coda spinge giù. E ritorno. Cambio lato. Inspirate, iniziate dalla pressione contro questo muro finto di fronte a voi, mano sinistra al petto, aprite, ruotate il petto verso destra per cercare il mattoncino dietro e poi ritornare verso il fronte. E rientro. Un'altra volta. In.
aprite e ritornate. Respirate, non rimanete in apnea. E ritornate. Ok, e se metti un attimo sui talloni, una breve controposizione, neanche troppo carica, quindi mantenete solo la schiena dritta, come fosse appoggiata al muro. Chiudete gli occhi un attimo. Mani a terra, andate ad appoggiare i piedi a terra, andiamo ad aprire un attimo lateralmente prima di tornare sul frontale, però è importante che le anche siano sciolte, siano morbide. Quindi i piedi sono distanti fra di loro e lasciatevi andare a movimenti morbidi che passano da un piede all'altro, tenendo il bacino basso, molto basso. Se volete, chinate anche verso una gamba prima di passare all'altra e chinarvi di nuovo. Tenete un pochino i piedi, tenete le punte dei piedi rivolti verso l'esterno, vi centrate, portate basso il bacino, aprite con le ginocchia, con i gomiti delle ginocchia e semplicemente. Ritornate mani a terra e cercate di nuovo la quadrupedia, tenendo vicino a voi il mattoncino. Mettetelo al posto della mano destra. Quindi la mano destra è esterna al mattoncino. Inspirate lì e espirate nel cane a testa in giù. In, si solleva alta la gamba destra, si apre il tallone sinistro e lasciate che la gamba destra apra il petto, il busto ed il bacino verso destra. Lasciate cadere dietro di voi. Attenzione alla pressione delle mani. Rientrate e portate il piede sopra al mattoncino. Ginocchio sinistro a terra, dorso del piede sinistro a terra, un pochino più strong la posizione rispetto a prima. Vi sollevate, cercate la frontalità nella posizione ed espirate, andate di nuovo. Respirate in questo profondo affondo. Portate le mani a terra, lentamente di nuovo spingete indietro il bacino. Questa volta tutto il piede rimane appoggiato al tappetino ed espirando vi chinate sulle gambe. Di raddrizzare il bacino portando la coscia destra verso l'esterno. Ok,
poi di nuovo rientrando, puntate il piede dietro, il piede sinistro, si solleva il ginocchio del sinistro, andate ad agganciare il ginocchio aperto, le gambe si cercano una all'altra, la mano destra rimane sul ginocchio, inspirate il braccio, sguardo verso l'alto, il petto apre al massimo allungamento ed espirate, mani a terra e ginocchio a terra e piede destro in unito. Spostate il mattoncino al posto della mano sinistra. Inspirate ed espirate nel cane a testa in giù. Facciamo l'altro lato. In, piede sinistro verso l'alto, il tallone sinistro si sposta, si apre laterale. La gamba sinistra scorre indietro. Ed espirate portando il piede sopra il mattoncino. Ginocchio destro a terra, dorso del piede a terra, vi sollevate col busto. Prima agganciate le gambe una all'altra ed espirando andate a chinare. È vero che è una posizione più strong per la posizione del piede davanti, ma dovrebbe essere un pochino più semplice per quello fatto poco fa, per l'esercizio con la fondo fatto prima. Guardate le mani a terra. Tutta la pianta del piede sinistro rimane, si raddrizza il ginocchio sinistro, aiutatevi ad aprire il fianco per allinearlo al lato corto del tappetino, inspirate schiena dritta, si apre la coscia sinistra, verso sinistra ed espirate. Di nuovo ritornate, puntate dietro il piede, si solleva il ginocchio destro, si solleva anche il fianco destro, aiutate qui con la mano a sollevare il busto in verticale, la mano sinistra rimane al ginocchio, alto il fianco destro, inspirate sul braccio, il petto e lo sguardo, ed espirate, mano destra a terra, ginocchio a terra, piede sinistro, indietro e vi sedete un attimo. Sui talloni, sguardo avanti, piede prima. E lì riaprite, ci portiamo verso la posizione finale, posizione di Anumanasana, la spaccata. Allora, le calze primi, smattoncino secondo. Il mattoncino ci serve per supportare le gambe, qualora fosse veramente troppo difficile, troppo pesante la posizione. Vi faccio un attimo vedere. Un piede scivola lungo il pavimento mentre l'altro allunga dietro, mantenendo il ginocchio sul tappetino per non dar fastidio. Ora, partendo da una posizione di affondo normale con il ginocchio dietro a terra, i casi sono due. Potete scivolare frontale, ma dovete mantenere sempre l'attenzione al bacino che rimanga frontale, quindi non spostato
in questo caso sono partita con la gamba sinistra verso sinistra, oppure scivolate verso l'interno con la mano sinistra e aprite solo la gamba, ma il busto rimane frontale, un pochino verso sinistra. Questa è una posizione un pochino più comoda. E il mattoncino in questo caso ci viene in soccorso andando a fare lo spazio dove non arriva la gamba a terra. Quindi mantenetelo a disposizione con l'altezza che vi sembra più comoda, per poter appoggiare il corpo, la gamba e sollevare il busto, dove lo sentite più comodo. Cercate di mantenere la posizione del busto frontale, cercate di mantenere l'ombelico ritirato verso dietro e la coda che scivola. Poi un lato non sarà uguale all'altro, quindi magari ci sarà un lato un po' più comodo, dove in effetti la gamba lascia andare e vi dà la possibilità di entrare in una spaccata anche abbastanza comoda. Mentre, attenzione al rientro con calma, non è detto che l'altro lato sia così comodo, sia così confortevole, siamo asimmetrici e dobbiamo accettare questa cosa. Quindi, ripartendo dalla posizione neutra, piede in questo caso destro in avanti, il dorso del piede sinistro a terra e lasciate andare o frontalmente oppure un pochino in apertura verso destra e mattoncino che interviene dove non arriva la terra, dove non arriva la gamba. Cercate di mantenere la neutralità tirando una gamba all'altra per mantenere il busto frontale. Ombelico che rientra. Qualche secondo, qualche respiro. Chiaro che più dedichiamo del tempo a questa posizione, più poi la posizione diventa confortevole e lento e frontale il rientro. Mi raccomando, non niente movimenti bruschi nelle fasi di rientro da posizioni così pesanti. Prendetevi il tempo per giocare su questa posizione, stoppate pure il video in modo da poter riprovare da un lato e dall'altro con i vostri tempi. Non fatevi male assolutamente, quindi non esagerate, non spingete, non andate oltre a quello che il corpo vi dice, ma accettate. Oggi arriva fino lì, domani arriverà un po' di più e un po' di più e un po' di più. E non è detto che sia solo un percorso a scendere, ma può anche darsi che ci sia un giorno dove in realtà proprio non si riesce ad entrare nella posizione, ma è importante capire ed accettare quello che il corpo ci vuole. Detto questo, quando avete finito le vostre prove, portatevi a sedere sul tappetino, i piedi sono appoggiati a terra, braccia avanti e lentamente una vertebra dopo l'altra e allungate con la schiena a terra. Shavasana oggi può essere anche con le ginocchia piegate, visto che abbiamo allungato molto la parte frontale del corpo, può essere una buona controposizione, ma scegliete voi se dovete allungare le gambe a terra o tenere le ginocchia flesse, magari leggermente in una posizione. Appoggiate le scapole piatte al tappetino, rivolti verso l'alto. E prendetevi quei 2 o 3 minuti che servono per ammorbidire ogni muscolo del corpo.
Lentamente attraverso il respiro di svegliate il corpo fisico. Portate il braccio al petto e stringete. Quindi rotolate su un lato e gli state verso il respiro. Voi aiutate con le mani per portarvi a sedere ad occhi chiusi. Chiudiamo la classe con la Om e tre volte Shanti. Inspiriamo insieme. Shanti, Shanti, Shanti. Grazie per la partecipazione. Alla prossima volta. Buona giornata, serata, buona continuazione.